Non mi serve niente, Santiago, Primo Brown. Bene, bellissimo. Siete in onda, bomba, entrambi. Parlateci grande, di come è nata questa collaborazione, di come vi siete conosciuti e tutto il resto. Io questo è l'unico pezzo del disco che ancora mi chiedo se è vero o no, se esiste, perché quando l'ascolto veramente mi brillano le orecchie. Io sono contentissimo. Questo è un pezzo che è un'idea che è partita da Davi, appunto, cioè lui ha cominciato a scriverlo sul beat di Squarta il giorno, mi ricordo benissimo il giorno in cui mi ha mandato la strumentale e il pezzo, non ci credevo. È stata veramente una cosa nata in poco comunque, sì. Perché è una delle, questa qui comunque è una delle collaborazioni nata più appunto su delle dinamiche che non saprei spiegarvi a parole, perché comunque io Marco non lo conoscevo, però quel poco tempo che abbiamo avuto la possibilità di condividere del tempo insieme è servito per poi quasi astricare la strada della creatività, della bellissimo, collaborazione creativa, perché per esempio per quanto mi riguarda Santiago è proprio uno di quegli esponenti della nuova scuola, tra virgolette, anche se è uno che fa il rap già da parecchi anni, però è uno di quegli esponenti della nuova scuola che a uno come me gli dà voglia di rimettersi in gioco, capito? Perché comunque la vita tante volte è una merda e ti ammazza pure sulla creatività, ti rende magari una cosa che si muove solo dentro quattro quarti in una maniera un po' noiosa. Sacco, invece sacco, trovare un altro rapper che ti fa venire di nuovo voglia e ti fa dire cazzo, qua i giochi si sono di nuovo aperti e si sono aperti molto meglio di quando ero pischello io. E adesso voglio cibarmi di questa cosa e vedere se riesco a dare a mia volta qualcosa in cambio. Un po' la cosa con Marco e Retrolands è stata questa, mi sembra giusto Marco? Certo che è stata questa ed è stata veramente un'esperienza importante per noi. Noi abbiamo avuto l'onore di andare a trovare Davi, Squarta e Ivan a ottobre, abbiamo avuto l'occasione di conoscerli, di lavorare, infatti questo pezzo l'abbiamo registrato in studio da Squarta. Io non posso farvi capire che emozione è stata per me registrare questo pezzo con loro, cioè condividerlo appieno con loro, io che sono cresciuto con la loro musica. Vabbè, cioè, com'è nato questo pezzo un po' è la sintesi di quello che si vede nel video alla fine. E infatti, è vero, trapela molto nel video, cioè lo potete leggere tranquillamente nei miei occhi, la fotta e la voglia che avevo di fare questa roba. Beh, poi sono reduce da un live fatto insieme a te a Brindisi, che è stata un'altra esperienza da paura, di live ne abbiamo fatti e ce ne stanno ancora tanti, però alcuni ti rimangono, ti lasciano il segno. Quello poi era proprio particolare, io sono contento, sono veramente contentissimo che eravamo insieme. Non lo so, penso che se in quei giorni non ci fossero stati loro, non so come ne sarei uscito io, perché poi purtroppo il live è coinciso con altre cose della vita un po' destabilizzanti, quindi io c'ho vari motivi per ringraziare le persone vicine a Marco e Marco stesso. Noi ringraziamo te, fratello, è stato il live più vero che Brindisi abbia avuto l'occasione di vedere. È stato figo, bella gente, bella vibra. Che dire, è davvero bello vedere tutta questa stima artistica tra reciproca che c'è tra voi, e quindi che dire, cioè, gli ascoltatori credo si augurino, visto anche come è stato bello questo pezzo, che possano essercene altre collaborazioni tra di voi. Penso certo, che di sicuro se ricapiterà l'occasione di studio o di condividere tempo insieme, non ci tireremo di sicuro indietro, almeno io e... Assolutamente, non vedo l'ora, fratello, lo sai. Bene, prima allora io vado ad acquistare il disco su iTunes. Esatto, adesso vi mettiamo il link per acquistarlo sulla player della nostra chat. Primo, noi ti ringraziamo molto di essere stato in diretta telefonica con noi. Ci sarà il podcast sulla nostra pagina. Così me lo vado a risentire e mi risento Radio Bocconi. Ciao, grazie mille di tutto. Grande. Ciao, fratello. Poi un abbraccio, ciao Santiago, il retro. Ora ci questo, ascoltiamo il disco di Santiago. Porti Riot, yeah. Santiago è stato con noi poco fa, primo, in diretta telefonica. Ci ha presentato insieme al Santiago stesso Non mi serve niente, video che è uscito oggi su YouTube in concomitanza dell'album Ghiaccio e Magma, primo disco ufficiale di Santiago in uscita per la Donner Music di Big Fish. Ghiaccio Magma, Marco, parlaci un po' di questo disco, di come è nato e del titolo, perché Ghiaccio Magma? Allora, il disco è stato forse il disco più improvvisato e meno atteso da noi stessi in assoluto, cioè nel senso che è nato con pian piano nel tempo, abbiamo raccolto dei pezzi e alla fine sono riusciti a metterli tutti sotto uno stesso prodotto e ho deciso di chiamarlo così perché
nel disco appunto ci sono due fazioni di canzoni completamente diverse. Si passa dal rap classico alle nuove sperimentazioni delle strumentali, soprattutto nelle basi dei retrohance. Il disco alla fine è un disco che non avrei potuto fare un po' di tempo fa, perché è un disco che lo definisco io della maturità, cioè nel senso all'interno tratta degli argomenti abbastanza delicati, tra virgolette adulti, che non credo siano comprensibili, estendibili a un pubblico di età inferiore magari ai 15 anni, come succede oggi, perché è un disco che può capire soltanto un adulto con le esperienze di vita che ha fatto. Io ho cercato di essere quanto più puro possibile nel disco e raccontare quanto più di me realmente, cercando di scrollarsi di dosso quell'autocelebrazione inutile che sentiamo ormai in tutti i dischi di oggi, ma cercando di mettere quanto più possibile di verità all'interno del disco. Contenuti e concetti. Certo, è questo che la gente ha notato, ha riscontrato e me lo sta dicendo, ed è la cosa più bella che poteva succedere. La gente lo sta apprezzando e lo vediamo anche dai risultati su iTunes. Infatti il disco è attualmente quarto nella classifica hip hop e quindicesimo nella classifica generale. Direi che non è affatto male per essere il tuo debutto ufficiale. Assolutamente, sono lusingatissimo, non me l'aspettavo. Piccoli traguardi si raggiungono e sono contento. So che non è un punto d'arrivo, ma deve essere semplicemente un punto d'inizio, ma non posso negare che faccia molto piacere che gli altri apprezzano quello che con il sudore insieme ai retro abbiamo creato in questi 7 mesi. Beh, a questo punto ricorderei anche un altro appuntamento, quello di stasera al Miss Combino qua a Milano in Viale Montenero 57. Se siete di Milano non potete assolutamente mancare. Per la prima volta Santiago fa i pezzi di Ghiaccio e Magma live, e quindi l'ingresso è anche gratuito, quindi che volete di più? Certo, lo sfondiamo, chiunque si trovi in zona questa sera passi, perché ci sarà un bello spettacolo secondo me. Adesso direi che possiamo partire con un altro pezzo. Pezzo che, ricordiamo, adesso il disco non è ancora in streaming su YouTube. Chissà se lo sarà, ragazzi. Acquistatelo se volete ascoltarvelo tutto. Questo è L'Isola, il futuro di una volta, featuring Lord Madness. L'Isola, il futuro di una volta. Questo, devo dire, parere personale, è il pezzo più bello del disco, secondo me. Ti piace il rap classico allora, quello di una mi volta. Piace un po' tutto il rap, fatto bene, questo è fatto bene, un po' come tutto il resto del disco. Grande. Sofia, cosa stai combinando dalla regia? Ragazzi, scusate, ora cerco di risolvere immediatamente i piccoli problemi. Grande, Sofì, perché la Sofì parla quando, non so, si sente qualche strano suono in regia, qualche pasticcio che combina, e dopodiché arriva quei suoi interventi. Tipo vedo canzoni che stanno partendo a ripetizione. Sofì, cosa combini? È lo studio, il caldo? È lo studio, ragazzi, veramente fa molto male. Ora cercherò di risolvere immediatamente, però più dico immediatamente, più praticamente non parte, capito? Quindi... Bene, allora, a questo punto salutiamo un po' gli ascoltatori che stanno scrivendo sul player, invitiamo chi non sta scrivendo a scrivere, perché siamo qua apposta e Santiago e Arietrenza sono qui che possono leggere i vostri commenti. Letizia dice: grandi ragazzi, state spaccando tutto. Danilo: Arietrenza e Santiago, orgoglio pugliese. Gaia: ragazzi, complimentoni come sempre. Danilo vuole la copia fisica del CD, magari un giorno, chi lo sa. State connessi sui profili www.facebook.com/donermusic, appunto l'etichetta di Santiago e Retrance, e sui profili ufficiali Santiago e Retrance, li potete tranquillamente trovare su Facebook. C'è Michael che prende le difese di Sofia. Ecco, infatti, ragazzi, perché lasciate stare Sofia, povera. Tu non mi fai neppure intervenire, vedi, è tutta colpa tua. Ma come? Ti ho dato la parola? Sì, basta. No, cosa niente. Vuoi dire? Dai, ti lascio uno spazio. No, tra le altre cose era partito il segnale orario, capito? Quindi ho avuto questo piccolo intoppo che però ho risolto. Ma sì, ma il segnale orario, su via. Stavamo parlando di L'Isola, poi sì. Sofia molto maleducatamente ci ha interrotto. No, scherzo. Scusate. Stiamo parlando di L'Isola, questo pezzo è incentrato appunto sulla metafora dell'isola. Ce la spieghi? È un po' complicato. Comunque l'isola sarebbe quel posto in cui le persone, metaforicamente parlando, si rifugiano quando hanno bisogno di silenzio e di rimanere un po' soli con se stessi per riacquisire un po' di calma, di equilibrio mentale e psichico. Ho deciso di coinvolgere Madness in questo pezzo perché mi sembrava una delle persone più adatte che potesse scrivere una strofa attinente
a un argomento del genere, devo dire che è stato veramente un grande, perché la sua strofa è una delle strofe più belle del disco in assoluto, cioè nel senso, quando sono andato a riesaminarla mi sono reso conto davvero di tantissime sfaccettature che non me ne ero accorto, e devo ringraziarlo, lo ringrazio pubblicamente, come ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al mio disco, perché hanno dato il massimo e l'ho potuto constatare. Vi ringrazio. E il sottotitolo invece, Il futuro di una volta? Il futuro di una volta sta nel significare che sta a significare che purtroppo il futuro per noi ragazzi, metto in mezzo anche generazioni ancora più nuove, è un po' più complicato, non è più come una volta. Prima il futuro era tra virgolette garantito, cioè nel senso bisognava darsi una mossa, era una questione di scelte. Oggi ti hanno tolto quella scelta, cioè nel senso non è più così sicuro avere un futuro tranquillo e stare bene. Oggi il futuro te lo devi costruire e devi fare un po' a sportellate per costruirtelo, cioè nel senso non guardare in faccia a nessuno, ma comunque sia contare principalmente su se stessi. Beh, ti faccio una citazione dal pezzo che si collega comunque in parte col discorso che ho appena fatto. Noi che non guardiamo al domani perché spaventa il dopo, che prima impariamo a volare e poi ci spaventa il vuoto. Sì. Pensi che questi versi possano essere il manifesto di molti giovani di oggi? Penso proprio di sì, penso proprio che sia la metafora di quello che sta accadendo, cioè c'è proprio la paura di gettarsi in quello che è nuovo, nello sperimentare, c'è sempre quella costante, come posso spiegarmi, voglia di rimanere su quello che è conosciuto per non errare, invece comunque sia io posso garantire che la sperimentazione, il cimentarsi in qualcosa di mai provato è la sensazione più bella che ci possa essere. Indipendentemente dal fatto che quello che stai facendo ti riesca o no, però già il solo provarci è una cosa importantissima. E a quali fattori attribuisci l'insicurezza che molti ragazzi hanno pensando al proprio futuro? Pensi che sia legato comunque alle condizioni socio-economiche penso adesso? Penso che comunque sia non si possa prescindere da questo. Penso che sia molto legato alla situazione economica del nostro paese, ma anche della situazione economica, proprio la situazione mentale del paese, che assolutamente non vuole andare avanti, cioè nel senso siamo ancora governati da gente che prenderei a fucilate dalla mattina alla sera. Scusami, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, nel senso non viene dato spazio ai giovani, abbiamo ancora vecchi all'interno del Parlamento, abbiamo vecchi che comandano sulla nostra vita, quando comunque sia bisognerebbe lasciare un po' più di spazio ai giovani, perché sono loro che realmente andranno a vivere la vita. A loro gli è rimasto qualche anno, poi cazzo... Chiedo scusa. Questi argomenti mi lascio un attimo trasportare. Caduto come i tuoi pezzi. Adesso passiamo ad un pezzo molto più... Un pezzo molto leggero, apparentemente leggero. Poi ne parliamo. È il pezzo estivo. Il pezzo estivo prodotto da Big Fish col featuring di Moreno Rodriguez. Esatto, stavo per sottolinearlo perché ci tengo particolarmente. Il grande Moreno Rodriguez. Sapete chi è Moreno Rodriguez, ascoltatori? Interagite un po', vediamo un po' se siete preparati. Comunque, Letizia dice: il pezzo più bello del disco è l'istante prima. Ce l'ascolteremo, come tutte le altre tracce, d'altronde. Francesca dice: disco di spessore, grandi ragazzi, siete l'orgoglio della musica. Nicolò: ma seriamente uscirà o no la copia fisica? Oh, siete in tantissimi a fare questa domanda. E che dire? Potrebbe uscire. Potrebbe. Visto questa richiesta, ci penseremo. Oh, chiaro, più il disco va bene, più sono le copie vendute su iTunes, più è probabile che ci sia. Che ci sia la copia fisica. Ovviamente ci deve essere un ottimo riscontro su iTunes. È quello il discorso. Certo. Bene, abbiamo ascoltato il pezzo estivo. La particolarità è che si presenta come il tipico tormentone scanzonato. Sì. Mentre nei concetti, ironicamente, ti scagli proprio contro questo tipo di canzoni. Esatto. Come ti è venuto in mente? Parlaci un po'. È il pezzo più gonfio di satira del disco. Cioè, proprio appunto come dicevi tu. Volevo in qualche modo cantare su una base abbastanza scanzonata, che fosse, come dicevi tu, un tormentone estivo, però nello stesso tempo parlare di quei soggetti che comunque sia fan sì che questi tormentoni estivi diventino... Appunto un tormentone. Infatti il pezzo, proprio ho voluto giocare su questa cosa, cioè le strofe sono crudissime, il contenuto delle strofe è davvero pesante, però il ritornello poi sfocia in un'allegria inaspettata ed è anche divertente il fatto che comunque sia nel ritornello dico che cantando una frase stupida tu del pezzo ricorderai soltanto quello, perché in realtà il 90% dei casi è così, quello che ho detto nella strofa lo ricorderà l'1% delle persone che ha ascoltato il disco, però il daran 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 del ritornello in testa? Lo ricorderanno tutti. Resta sicuramente in testa. Adesso ti faccio una domanda, però mi prometti che non mi parli di fucilate. Se non parliamo di politica, sì. Non parliamo di politica. Cosa pensi dei contenuti all'interno della musica italiana?
Io penso, ecco, allora. Allora, io penso che questo sia un momento abbastanza delicato per la musica italiana. Senz'altro è un ottimo momento a livello di business, a livello economico, perché comunque sia un po' con l'avvento di questi flash talenti che ci propinano, la discografia italiana comunque si è risollevato un po' le sue sorti, che negli ultimi anni stavano andando veramente a picco. Però d'altro canto andiamo a mancare sul discorso dei contenuti e della qualità, cioè nel senso che comunque sia ho notato che oggi è più importante la quantità della qualità, un discorso che a me non scenderà mai, perché musica è qualità, come dico nel disco e come hai detto tu prima, esistono due tipi di musica, quella fatta bene e quella fatta male. Però se portiamo avanti il discorso della musica fatta male, non lamentiamoci, cioè se artisti come Primo, artisti come Chiave, artisti come Madness, comunque sia, non hanno le stesse views di un Emischilla, di un Fedez, senza nulla togliere a questi ultimi due, ma credo sia scandaloso che anche quegli artisti che ho citato prima non siano allo stesso livello, visto lo spessore del loro rap. Certo, questo è questo che io mi domando. Cioè, allora, qual è la via? Cioè, nel senso che cosa sta succedendo? Guarda, l'equazione del successo esiste? Se esistesse e l'avessero scoperta, avrebbero tutti successo. Infatti, penso sia una cosa così complicata che non basti un'equazione, ci vuole abbastanza cervello, ma comunque sia, come dicevo prima, non sempre lo vediamo così in prima linea. Comunque sia, io sono contentissimo, non voglio essere ipocrita. Il rap è stata un'ottima cosa. Senz'altro. Scusa se ti tagliavo, ma c'è un pezzo che c'è il boia che ci taglia la testa. Negli occhi del boia c'è una citazione qua potentissima. Cazzo, quanto mi attaista vedere che l'artista qui non è chi dà qualcosa, ma chi scopa e beve Caistar. Studiamo sempre allo stesso punto. Io sto cercando di evitare. Allora, sposto io, diciamo, la questione su un punto. Anziché concentrarsi su paragoni con altri artisti, diciamo, ognuno fa il suo. Concentriamoci sulla questione più che altro dei contenuti. Esatto. Ti introduco io qua. Diciamo che adesso la rap è un genere che sta andando molto tra i teenager, è diventata essenzialmente una moda, come potrebbero essere altri generi qualche anno fa, quando c'era ad esempio, che ne so, tutti i ragazzini che ascoltavano il Game Day. C'è stato un momento quando molti ragazzini ascoltavano i Tokyo Hotel. Cioè, siamo un popolo che si muove a masse. Esatto. Sicuramente c'è stata anche un'evoluzione del rap in questi anni, ma c'è anche la componente di moda che sta trascinando molto il genere nella crescita. Certo. Secondo te cosa può servire affinché il rap non resti solo una moda, ma possa insinuarsi stabilmente nel contesto musicale italiano e farsi apprezzare anche non soltanto dai teenager, ma anche più magari dalla fascia 20-30? Serve la verità, servono i contenuti, servono i concetti, servono pezzi in cui la gente possa rispecchiarsi, servono pezzi in cui la gente possa prendere ad esempio un artista che cerca di mettersi a nudo nei suoi pezzi, cerca di comunque sia raccontarsi. Non autocelebrarsi, perché l'autocelebrazione, come dicevo prima, porta sempre a nulla. Come ne discutevamo oggi pomeriggio, è quasi come combattere contro un amico immaginario, così. E io ho visto questa storia dei dissing che è esplosa un po' di tempo fa, quasi come fosse diventato il nuovo metodo di fare promozione di un disco, magari fare un dissing a qualcuno, questo qualcuno che magari è abbastanza seguito sopra YouTube, e di riflesso avere le sue stesse visualizzazioni. Io trovo questa cosa penosa, cioè nel senso, lo dico, non sono né belli da ascoltare né belli da fare, è una mancanza di rispetto e non serve al rap. Purtroppo oggi c'è molto di questo, non so se dipenda dal fatto del messaggio che sta passando, però dovremmo un attimo ritornare indietro, nonostante tutto io sia un futurista, dovremmo ritornare un attimo indietro e riacquisire un attimo i concetti, i contenuti che i maestri di quando il rap non era calcolato da nessuno davano. Oggi questi messaggi sono persi, anzi vengono vista come vecchia scuola, come una cosa vecchia. Quando comunque sia, vecchia scuola non vuol dire nulla. Si può partire dalla vecchia scuola per rimodernare, essere innovativi in quello che si fa. Esatto, anche perché comunque ascoltando questi discorsi, uno che ha ascoltato un tuo pezzo, rischi magari di essere confuso magari col nostalgico che ascolterebbe soltanto rap anni 90 in una determinata forma. Tuttavia, ascoltando il tuo disco, si capisce che questa cosa dei concetti, dei contenuti, viene in un certo senso riadattata in chiave moderna. Esatto. Con la sonorità nuove, ma
comunque con concerto spesso artistico. Per aver sottolineato questa cosa, perché il punto importante su cui ci siamo concentrati con i Retroens, perché io parlo dei Retroens perché comunque sia le loro produzioni sono le più particolari, cioè quelle in cui io mi cimento a fare delle cose diverse da quello che ho fatto che faccio da 10 anni a questa parte. Per me è un punto fondamentale, non posso prescindere da questo, mi sentirei morto. Beh, hai nominato i Retroens, io direi che a questo punto possiamo andare ad ascoltare un pezzo che ci chiedono tra l'altro gli ascoltatori, forse ce lo chiede Serena, sì, ci chiede l'istante prima, dopo facciamo parlare i Retroens, li facciamo presentare perché sono senz'altro una figura fondamentale nei tuoi progetti. Blackout, siamo tornati con Santiago e Retroens. Ho fatto una fuga nella redazione perché sono andato a caricare una base, perché ci farà un pezzo live poi, yeah. Santiago, quindi state connessi che ci sono delle grandi novità, continueremo ad ascoltarci tutto il disco. Questo era l'istante prima, abbiamo ascoltato, prima di lasciare la parola a Retroens, una domanda su questo pezzo. Mi ha colpito la frase: l'istante prima di essere felice è più importante del momento stesso intero di felicità. Adesso direi, questo si fa Viaggioni, ma mi ha ricordato la domenica del villaggio di Leopardi, in cui comunque ricordi sfocati della domenica del villaggio di Leopardi, in cui diceva che praticamente la gente era felice il sabato attendendo la domenica, perché Jacopo è il sabato del villaggio. Il sabato. Ringrazio per il paragone. Addio. Vabbè, comunque ho sbagliato il titolo, il concetto di fondo era quello, il concetto dell'attesa che è quasi più piacevole del momento, esatto, del momento stesso. È una cosa che secondo me funziona per tutti. Quindi, al di là di questa figura di merda, che cosa ti ha insegnato? Cosa che ti ha insegnato? Mi ha insegnato a godermi ogni momento della mia vita senza aspettare che sia quello giusto, cioè nel senso non abbiamo mai, non potremo mai sapere quando è il momento giusto. E magari nell'attesa di vederlo, di trovarlo, di viverlo, perdiamo tutto quello che di bello ci accade. Allora questo è il senso del discorso, viversi la vita minuto dopo minuto, perché ti può regalare sempre delle cose bellissime. Bene, il pezzo tra l'altro è piaciuto tantissimo ai nostri ascoltatori. Grandi. Bellissimo questo pezzo, dice Amedeo, fedele ascoltatore di Blackout. Serena dice da brividi. E a questo punto farei parlare i Retroens, presentatevi. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Allora, siamo i Retroens. Che dire? Parlateci come è nata la vostra collaborazione con Santiago. Con Santiago, allora, la nostra collaborazione è nata nel 2009, se non sbaglio, quando io ho passato un beat a Santiago, che era quello che possiamo trovare nel vecchio disco di Santiago, ossia il peso delle parole dalla parte di Scariota, e da lì è nato un pochettino, c'è stato un avvicinamento con Santiago, e appunto noi con Valentino producevamo già musica elettronica, abbiamo voluto appunto inserire sulle nostre basi un po' di testi di forte concetto, e allora appunto perché non lui, visto che comunque uno dei nostri rapper preferiti in Italia, cioè forse l'unico, abitiamo nella stessa città e abbiamo appunto iniziato a fare musica in studio. Da lì è nato Screen parte 1, sta nascendo appunto Screen parte 2 e poi il disco ufficiale, però nel frattempo stiamo lavorando già a nuovi dischi, abbiamo già lavorato dalla parte di Scariota, abbiamo già lavorato appunto a questo disco, abbiamo missato e masterizzato il disco assieme, abbiamo diciamo rinnovato delle cose e appunto portato avanti questo lavoro, e stiamo portando avanti altri lavori. Beh, insomma, avete tantissimi progetti in cantiere comunque, siamo molto curiosi. Voi nate comunque come DJ elettronici. Sì. Ragazzi, sono fuso. Nascete come DJ. Per un momento ho avuto un... Penso sia la ho detto, non so l'italiano. Nascete come DJ elettronici. Nate. Nate come DJ elettronici. Siete nati come ho della fatto Ragazzi, voi non potete capire che cosa abbiamo fatto oggi. Infatti, meglio non raccontarlo. Meglio non raccontare cosa è successo. Siete raccontiamo magari l'aneddoto del telefono. Il fatto che io non trovavo più il telefono e pensavamo di averlo buttato nel cestino del McDonald's. Quindi ci siamo messi. Mi chiamava e io stavo con l'orecchio sul bidone per sentire. Sul bidone del McDonald's. Quindi scene davvero incredibili. Assurde. Scene incredibili. Quindi chiedo scusa per i miei strafalcioni italiano. Elettronici. Cito Leopardi. Vabbè, sei adattissima a noi questa cosa. Sì, dai.
comunque sì, proveniamo dalla scena elettronica, siamo due DJ produttori appunto di musica elettronica e, come ha già detto prima il mio socio qui di fianco a me, e abbiamo iniziato un paio d'anni fa questa collaborazione con Marco e siamo molto soddisfatti. Non finirà più. Ogni giorno siamo sempre più soddisfatti perché cerchiamo sempre di non scendere mai a compromessi sia dalla parte della musica elettronica che dalla parte della musica appunto rap, quindi ci piace. Stiamo cercando di fondere sempre più questi due aspetti nella maniera giusta, diciamo, senza fare tamarrate. Ecco, perché tra l'altro questo connubio tra rap ed elettronica sta avvenendo molto in diversi dischi italiani, però con una sfumatura diversa rispetto alla vostra. Nel senso, si tende nella maggior parte dei casi a, in un certo senso, fotocopiare gli standard di successo che possono essere la sonorità, l'MFAO, David Guetta. Voi invece proponete proprio un qualcosa di nuovo. In cosa vi differenziate rispetto a questo tipo di produzioni? Forse dal fatto che comunque in Italia si tende sempre a copiare un genere che comunque non appartiene a chi appunto lo copia, mentre noi provenivamo già da un genere che ormai avevamo preso una via su quel genere, quindi stiamo proponendo un nostro genere che ci appartiene con un genere appunto le liriche, il flow di Santiago, che e quindi abbiamo creato questo connubio per far sì che esca il top in questo genere, qualcosa di nuovo, di innovativo, che mai ascoltato, e ci stiamo provando. Il discorso è perché è anche il fatto che la gente tenta di fare queste cose, di mischiare l'elettronica e il rap, mentre molti in realtà non fanno altro che mettere qualcosa di uno, qualcosa dell'altro, senza nemmeno sapere cosa sta facendo. Creare un puzzle, diciamo. Ma il fatto che si tende anche a chiamare elettronica quello che alla fine elettronica non è. Cioè, noi sostanzialmente cerchiamo di fare musica fatta bene. Ecco, diciamo che viene usato il termine elettronica per chiudere un calderone di generi. Noi infatti tendiamo a fare musica, appunto, cioè al di là che sia elettronica, rap, orchestrale, l'importante è che sia musica fatta bene. Ogni tanto ridacchio ancora per il nate. Voi nate? Mi sono mangiato una sigla. Voi nate come produttori elettronici. È evidente il lapsus. Elettricisti. Bene. Bene, produttori elettricisti, introducete voi il prossimo pezzo? Diciamo quale pezzo ci sarà? Esatto, un pezzo particolare, pezzo prodotto da voi. Ah, prima e dopo, penso. Sì, allora prima dopo. Annunciamo Santiago, prima e dopo. Prima e dopo. Prima dopo, particolare questo pezzo. Viaggione. La tematica è abbastanza, abbastanza chiara. Diciamo, a differenza degli altri pezzi del disco, è un argomento abbastanza frivolo, leggero. Ogni tanto ci vuole, se no prendersi troppo sul serio poi si diventa pazzi. Ho voluto dedicare, diciamo, questo pezzo a uno dei miei amori della vita, non specifico quale. Alla fine il risultato estetico è bellissimo, perché è una base che parte dai 90, no, se non erro, 90 ragazzi, bpm fino, arriva, a 128. Fino a 128, cioè nel senso è una cosa che si sente raramente, solo i retro potevano farla. Esatto, molto, molto originale, quindi ancora complimenti ai retro, sì, per questa fanno base. Quello che vogliono, fanno quello che vogliono. Non abbiamo ancora parlato delle collaborazioni del disco, ovviamente abbiamo parlato di quella con Primo. Come sono nate le altre, come hai scelto i featuring? Sono nate nella maniera più naturale possibile. Io Chiave l'ho conosciuto perché è venuto a fare una serata nella nostra città, noi aprivamo la serata e lui è rimasto abbastanza colpito da quello che facevamo e i contatti sono rimasti. Nel momento in cui il grosso mi ha mandato quel beat, io ho pensato subito a lui, perché volevo che il pezzo fosse scritto da una persona vera, che negli anni è sempre risultato vero, ha sempre sostenuto il vero, ha sempre spinto il vero. Chiave penso sia uno dei maggiori esponenti per quanto riguarda queste tematiche. Infatti la strofa che mi ha mandato è di una purezza rara. Salutiamo anche Olga che dice: Max, mi fai morire stasera. Vabbè, direi, però con una bella voce ce ne sono veramente pochi e Santiago ce l'ha, ottimo. Grazie mille. Tra l'altro Olga. È un membro del team di Blackout, adesso in Germania all'Adidas, si sta godendo un po' la vita in Germania, e lei quando i complimenti li fa davvero veramente, quindi se ti fai quindi complimenti onore, Olga, quindi, allora doppi ringraziamenti a Olga. Olga è una buon gustaio, secondo me andrebbe molto d'accordo con gli trends, perché per quanto riguarda l'elettronica lei proprio sta avanti su tutto. Quando c'era la puntata con Fish,
è stata lei a portare quel pezzo Moonbayton che sperava di spiazzarvi, invece avete abbastanza preparato. La cultura, sappi che la cultura elettronica dei retroens non ha confini. Non ha confini, io non ho capito come fanno ad ascoltare tutta la roba che ascoltano in sole 24 ore, però ce la fanno. Passione per la musica. Sono aggiornati su tutto quello che esce sul mondo Allora faccio una domanda io, retroens. Secondo voi quali saranno i prossimi trend in termini di musica elettronica? Indubbiamente, appunto, come dicevamo oggi, la drum and bass che si sta unendo appunto con il pop, come ha fatto DJ Fresh, come stanno facendo tantissimi artisti appunto nel mondo, soprattutto in Inghilterra. E poi ovviamente glitch hop, che è praticamente dubstep a 115 bpm, 90, è un po' glitch hop. Sì, un po' il mondo sta girando tutto attorno alla dubstep, però con ritmiche più veloci, più lente, però è quello super giù. Effettivamente è l'unione perfetta tra l'elettronica e l'hip hop old school, tra l'altro, che in Italia ancora non ho sentito nulla del genere. Quindi esempi glitch hop che possano essere conosciuti magari da suggerire dagli ascoltatori, che non italiani sicuramente. No, roba più famosa glitch hop e Coan Sound, che non penso che magari Olga li conosce. Spero che Olga sia ancora connessa, che lei è sempre preparatissima. Comunque salutiamo Borut, che dice: bella Santiago, il tuo flow spacca di brutto, aspetto le copie fisiche. Detto nuovo Aro. Oh, ma qua un plebiscito sulle copie fisiche. Fa piacere sicuramente, perché forse è stato valutato come un prodotto di vecchio stampo, e allora sono contento, è una cosa che mi fa Nel frattempo, però spingiamolo su iTunes. Spingiamolo su iTunes, che è quarto. Lo facciamo salire nel podio. Le prime tre classifica hip hop di iTunes. Ci siamo quasi. Dai, alle 22, la prima cosa che facciamo qua, quando stacchiamo dal programma, beh, oltre ad andare al Miss Combino per la serata live di presentazione di Ghiaccio e Magma, vedremo se ce l'abbiamo fatta con questo podio. Vedremo se dobbiamo stappare la bottiglia stasera. Vedremo. Facciamo un porta a porta e prendiamo il disco. Adesso ci ascoltiamo Quando l'ho persa, insieme a Chiave. Chi l'ha prodotta questa? Il Grosso. L'ha prodotto il Grosso, l'hai detto giustamente anche grande, un attimo grande fa. Colgo l'occasione per salutarlo e dirgli che la strumentale è qualcosa di incredibile. Tra l'altro, per chi ha acquistato il disco sa che al suo interno è contenuto anche il remix di Amsterdam, sì. Sempre a cura di l'ho inserito all'ultimo, non potevo non farlo perché spacca. Retro Hands per Radio Bocconi, Cosmo Remita, Ghiaccio e Magma, compratelo su iTunes. Yeah. Spesso mi ritrovo a contare i passi quando cammino solo, e un conto alla rovescia prima di prendere il volo verso mete che voi non conoscerete, per coerenza al fatto che non puoi toccare quello che l'occhio non vede, lo sai. C'è molto più di quel che sembra, ed ogni notte la voglia che ho di scoprirlo mi scuoia fino alle membra. Penso, sarebbe bello poterti parlare, dirti che sto male, tanto che non sento più il dolore quando sale. Come si dice, il destino è crudele, a volte lo incroci, a volte il viaggio è su due rette parallele, ma va bene finché il punto d'arrivo è lo stesso. Fottilo sul tempo, si carnefice l'artefice del tuo successo. Vaffanculo per chi spreco il fiato, tanto so che ora mi ascolti. Tra due secondi mi hai dimenticato, anche fuggendo mi ritrovo in questo stato in bilico, tra santi e falsi dei venduti a buon mercato. Un passo dopo l'altro la mia mente affonda, a un metro solo un buio, questa notte fonda. Dimmi che serve stare in questa vara onda, se la forza che mi spinge è la stessa che mi circonda. Un passo dopo l'altro la mia mente affonda, a un metro solo buio, questa notte fonda. Dimmi che serve stare in questa vara onda, in mezzo a facce che non riconosco, è lei che non ritorna. Retro Hands. Yeah. Ora ho capito che non basta essere forti senza un punto di riparo quando il cielo piove a blocchi nei pensieri sporchi. C'è differenza tra l'amare e amare a tutti i costi. Il primo è naturale, l'altro è fare stalking. Non t'accorgi. Questo è il motivo per cui siamo soli assieme, se non voglio è perché chi ti siede a fianco tira le catene al suolo. Perché è natura d'uomo che se va tutto
butto bene muori, ma se butta male non lasciarmi solo. E giro il mondo con due lenti agli occhi scuri, e d'ora in poi nessuno più di voi potrà guardarmi dentro. Adesso che combatto con le mie paure, non immagini quanto il conflitto interno sia violento. Come sta uccidendo? Sogni di canapa sfumano il bianco e il nero con colori che nemmeno conoscevo, a un metro dal terreno. E tu che credevi di aver visto il vero, vieni che ti porto dove la tua convinzione è zero. Passo dopo l'altro, la mia mente affonda, a un metro solo buio, presto notte fonda. Dimmi che serve stare in questa bara onda, se la forza che mi spinge è la stessa che mi circonda. Un passo dopo l'altro, la mia mente affonda, a un metro solo buio, presto notte fonda. Dimmi che serve stare in questa bara onda, in mezzo a facce che non riconosco e lei che non ritorna. Yeah. Vi aspetto tutti stasera al Miscombino. Yeah. Un passo dopo l'altro, la mia mente affonda, a un metro solo buio, pesto notte fonda. Dimmi che serve stare in questa bara onda, se la forza che mi spinge è la stessa che mi circonda. Un passo dopo l'altro, la mia mente affonda, a un metro solo buio, pesto notte fonda. Dimmi che serve stare in questa bara onda, che non riconosco e lei che non ritorna. Cosmo Eremita live, yeah! Che bomba, che abbiamo bomba, avuto un po' che bomba. Di problemi tecnici, ma spero si sia sentita bene, a un certo punto non sentivo più la strumentale. Ma speriamo, no, sei andato. Sì, continuo io, cioè sarà sicuramente successo su Radio Bocconi. Ma qui che cazzo è successo? Adesso io scrivo. Ma non preoccuparti, siamo noi, eh. Cioè, dove noi ci spostiamo succedono queste cose. Ma io non capisco, tipo qui che volano fuori i cavi dai microfoni, cioè cose normale amministrazione per noi. Guarda. Eppure comunque hai avuto successo ugualmente, vedi? Esatto. È vediamo... come sentire il pezzo originale Grande Santiago. Olga grande, che bomba il beat. Io l'ho detto che c'è un feeling speciale tra Olga e Aeta Benz. Che dice, quando torno, io e Reto devono tornare in studio, facciamo la puntata in cui si spacca tutto col glitch hop. PS, di famosi non so, forse Hudson Morwick, meglio non pronunciarli oggi. Sono loro, va bene, loro sono glitch hop? Sì. Noi, cioè per noi il più famoso è Quan Sound, poi non stiamo entrando da poco nel mondo della glitch hop. Perché è un genere nuovissimo comunque, sì. Genere nuovo e magari ce ne sono tantissimi, ovviamente. Che altro sta andando parecchio di moda adesso. Sta andando parecchio di moda e chi lo sa se potrà davvero anche avere risonanza mainstream in Italia. Perché insomma, di moda magari per chi è molto appassionato di electro, però l'ascoltatore comune, gli ignoranti in musica elettronica come me o Sofia diranno: ma cos'è il glitch hop? No, comunque il beat è veramente carico, spacca di carico, bulk, carico, sì. Carico. Grazie, grazie a tutti per aver considerato le strofe. Non sto scherzando. Sto scherzando, lo so che questo è magistralmente prodotto dai Reverence, perché credo che beat così se ne sentano davvero pochi, e soprattutto non in Italia. Cioè, ci tengo a sottolineare. Allora, visto che c'hai comunque bacchettate a Toma le strofe, giustamente. Io allora ti faccio una domanda proprio sul titolo, Cosmo Eremita, da dove nasce questa parola? Cosmo Eremita, cioè, me lo sono inventato io, sono partito da cosmopolita, cioè nel senso, ho inventato questa parola, cioè l'ho inquadrato come individuo unico in mezzo alla folla, come perlomeno una persona che non riesce a integrarsi così tanto facilmente al resto della massa come io penso di essere personalmente, allora ho voluto scriverci un pezzo apposta. Spero si colgano tutte le sfumature del pezzo, perché come in altri pezzi troverete sfumature della mia vita importanti, e spero che qualcuno possa rispecchiarsi in questo. Ma qual è il pezzo che senti più tuo del disco, che ti piace di più, se c'è? Io credo che il pezzo più personale in assoluto sia L'istante primo, perché comunque ci sono proprio pezzi della mia vita all'interno, fatti realmente accaduti, spezzoni di vita realmente accaduti, quindi è proprio come mettere in mano una fetta di cuore in mano alle persone. C'è il senso. Bene, bene, e vedo che comunque tutto questo mettersi in gioco personale nei pezzi sia in un certo senso anche percepito da chi per ora sta ascoltando, acquistando il disco. Che Dio li benedica. I commenti sono tutti molto positivi, quindi che dire, sei contento? Contentissimo, orgogliosissimo soprattutto. Te l'aspettavi? No, assolutamente. Però, cioè, sono contento di ricredermi per l'ennesima volta, cioè, nel senso sono contento che in Italia stia succedendo anche questo, che anche il ragazzino che spesso richiede superficialità adesso
voglia anche qualcosina in più. Secondo me poi con l'età si cresce, ovviamente più si cresce più chiedi, no, all'artista. Sicuramente. Oh, io mi sto accorgendo proprio ora che abbiamo praticamente messo quasi tutte le tracce del disco. Ci manca solo la buona vecchia Amsterdam. Quella già ascoltata, fa sempre piacere io riascoltarla. Parlaci un po' degli aneddoti di questa canzone, girata ad Amsterdam. Girata ad Amsterdam, in video, parlo del video perché comunque dal video si riesce a capire di più. Inizialmente non doveva essere così mosso, diciamo. Comunque sia, con il regista che tra l'altro è mio carissimo amico e collaboreremo insieme in tanti altri progetti, la situazione ti lascio immaginare qual era in un paese come quello. E quindi di conseguenza è andato tutto un po' così. Però al lavoro finito devo dire sono molto molto contento, perché il video non so per quale motivo, però rispecchia esattamente quello che volevo comunicare con il pezzo. Cioè quella sensazione, fantastico. Tra l'altro, a proposito di video, Forty Riot Production, che cos'è? È un sogno più che altro. Comunque sì, adesso è un team di persone cazzutissime che comunque si stanno cercando di creare qualcosa di importante. È il team con cui abbiamo girato il primo video della nostra carriera, che sarebbe Forty Riot, appunto, abbiamo voluto chiamarlo per quel motivo apposta. E spero che sia in futuro, magari, non lo so, un'etichetta o qualcosa di importante, insomma. Si sogna? Si sogna, certo. State facendo Sogniamo musica, tutti. Quindi è ovvio avere grandi ambizioni. È un per progetto il ambizioso, sì. Speriamo. Ne abbiamo parlato, andiamo ad ascoltarla. Amsterdam. Santiago, e con questa è finita la maratona streaming del disco. Speriamo che l'ascoltatori sia piaciuta. Se avete ancora delle curiosità da chiedere a Santiago o ai Returns, sono qua ancora per qualche minuto, di conseguenza approfittatene. Yeah. Adesso ti faccio io le ultime due domande, qui come al solito i miei papiri, siamo quasi alla fine. Come ti aspetti che venga accolto questo disco dalla critica e dal pubblico? Adesso, vabbè, i primi riscontri sono senz'altro molto positivi. Ma essendo molto introspettivo e denso di concetti, pensi che possa essere compreso a fondo o temi che alcune sfumature possano non essere percepite? Nel momento in cui è stato realizzato, devo dire sinceramente sì, credevo non sarebbe stato capito. Ecco perché mi ha sorpreso così tanto la risposta delle persone. Cioè, nel senso, mi ha fatto veramente capire che c'è disperato bisogno di qualcosa di diverso, di gente che riesca a mettersi a nudo, di gente che riesca a parlare di altro, oltre alle solite cose di cui sentiamo parlare. E questa cosa ha stupito anche me. Cioè, io avrei portato, indipendentemente da questo, il mio messaggio avanti, il messaggio che portiamo avanti con i Retro. Però, cioè, non posso negare che mi ha fatto veramente piacere avere questo riscontro in rete. E c'è Borut, appunto, che dice: bella Santiago, il nuovo album è una bomba. Yeah, Borut. Grande Borut, un saluto particolare a lui e a Medeo che ci ascoltano sempre, 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 ogni settimana dall'inizio alla fine. Non ne scampano, sono proprio i fan numero uno. Pazzesco. Vabbè, comunque, chiudiamo con un'ultima domanda di routine, e però la sai già perché l'abbiamo fatta prima. Come ti vedi, anzi come vi vedete, la largo anche a Returns, artisticamente da qui a 5 anni? Cioè, io spero, ribaltati a livello globale, spero, sì. Quella è la cosa a cui puntiamo prima di tutto. Di entrare comunque in circuiti internazionali a livello di DJ. Sì, ma più che per quanto riguarda un aspetto economico, è più per un aspetto di proprio autorealizzazione. Perché io l'ho detto sempre, metterei firma per 1500 euro al mese, ma per poter continuare a fare questa vita per sempre, lavorare con la musica, l'ho detto, il fine non sono i soldi. Cioè, anche se sarebbe ipocrita dirlo che non, i soldi non sono importanti, ma il fine dal principio non devono essere i soldi. Cioè, se c'hai i soldi e non ti godi la vita, cioè non vivi bene, i soldi a quel punto non servono. Cioè, i soldi è un mezzo. I soldi sono un mezzo, non un fine. È quello il discorso. Esatto. Bene. Perfetto, direi che siete stati chiarissimi. Adesso dovrei fare un'altra domanda. Sofia, come ti vedi artisticamente da qua a 5 anni? Ma perché questa domanda, scusa? È così, bisogna un po' riempire i 2 minuti. Io sto studiando. Dai, vabbè, guarda, lasciamo stare. Secondo te perché cosa? Perché parli poco e allora... Io parlo il giusto, capito? No, che significa? Scusami, tu come ti vedi tra 5 anni? Io sto studiando economia per diventare manager. Esatto. Tu? Io mi vedo un po' manager. Magari nel mondo della musica, magari... Chi lo sa?
con questo occhiolino furbo. Beh, comunque io noi ogni volta è la seconda settimana che mettiamo la stessa canzone alla fine. Lo diciamo perché perché noi, capito, siamo molto legati. Ma lo sapevano soltanto Borut e Amedeo. Adesso sì, probabilmente lo sanno tutti. Sapevano solo Borut e Amedeo, però... Però prima di ascoltarla io farei salutare i ragazzi a questo punto, ricordando che adesso noi ci trasferiamo al Miscombino insieme a loro, qua vicino a Porta Romana, Milano, in Viale Montenero 57, per la presentazione di Ghiaccio e Magma Live. E a questo punto potete salutare. Io ringrazio tutti. Leggevamo un messaggio intanto di Michael che voglio salutare. Le nostre famiglie, i nostri amici, le nostre ragazze che ci supportano in sempre. Tutto. Michael è la vostra ragazza, la ragazza di Michael tutto è la nostra ragazza. Sì, la nostra ragazza. E si incazzerà come una iena. Io volevo ringraziare seriamente gli amici di Radio Bocconi, di Blackout, per questa piacevolissima intervista. Siamo stati benissimo, stiamo passando un pomeriggio con te, Max. Stanchissimi, ma veramente divertendoci. E niente, comprate il disco su iTunes e nulla. Bene, a questo punto io metterei il link per l'acquisto sul disco di iTunes del disco su iTunes sul player, in modo tale che chi non l'ha ancora acquistato, se vuole, lo possa fare. Ragazzi, noi vi ringraziamo, è stato un piacere stare anche queste 2 ore con voi. Torniamo settimana prossima con Amir.